Pugile albanese, ma trapiantato da sempre ormai a Firenze, per cui fiorentino a pieno titolo. E Sofyan Sebii, che è uno pugile nato da genitori algerini in Svizzera. Il titolo ovviamente è vacante. Quante possibilità ha Mustafa di vincere questo titolo? Beh, intanto occorre dire, sono ambedue due pugili di 31 anni, 32 li compierà il nostro pugile fra pochi giorni, il pugile svizzero li compierà a metà giugno. La differenza è un po' nella potenza. Sebi, oltre ad una ottima tecnica, ha anche una discreta potenza. Vigan Mustafa invece non è così potente. Peraltro, per il pugile fiorentino d'adozione, si tratta di un test ormai definitivo per decidere quello che potrà fare nella prosecuzione della sua carriera. Intanto è appena terminato sul quadrato un incontro sulle sedi prese tra i pesi welter Leonard Italia, si pensava che avrebbe fatto qualcosa di più, invece avete visto anche in questa ultima fase del combattimento è stata arrancata, affaticata, un po' faraginosa, sì. Faraginosa, ma che cosa manca? A mio avviso quello che manca a Bundu è quel minimo di potenza di pugno che non gli permette, pur arrivando a segno molto spesso perché ha una buona tecnica, non gli permette di vincere il match prima del limite. Allora, qual è il problema? Il campione europeo, lo diciamo subito, eccolo qui intanto Bundu. Stavo facendo, Leonardo, una piccola cronistoria della tua categoria. Campione europeo è Matthew Hatton, che tenterà la conquista del titolo. Possiamo dare una sedia un attimo a Leonardo? Che tenterà a giorni la conquista del titolo mondiale, sì, e di conseguenza lascerà vacante il titolo europeo. Tu sei lo sfidante ufficiale, c'è Jakiewicz, polacco, che è dietro di te, e poi c'è Petrucci. Petrucci combatte domani sera, speriamo che vada bene. Quanto potrebbe intrigarti una sfida con Petrucci più che con Jakiewicz? No, sicuramente l'incontro con Petrucci sarebbe un forte richiamo proprio a livello italiano, che avevamo proprio bisogno anche di queste competizioni fra italiani, e che richiamerebbe parecchia attenzione e farebbe bene a tutto il pugilato in generale. Sicuramente io lo vorrei fare, però anche io seguo ormai, ho i miei 36 anni, seguo la strada monetaria, chi paga di più vado, sono un mercenario ormai, chiaramente. Sicuramente mi piacerebbe più fare un professionista. Sono un professionista, bravo, devo guadagnare la magnotta. Quindi... Non rammaricartene, è così che va. Stasera ti ho visto sprazzi, ti abbiamo visto sprazzi brillante. Sì, infatti, decisamente non ero al top. Però forse è per il problema un po' di gambe, che ho lavorato un po' troppo di gambe per via del peso, la corsa e tutto il resto. Però comunque è anche la prima volta che trovo uno più basso di me. Di solito è proprio incredibile trovare uno più basso, io non ho mai incontrato, quindi questo era bello tragagnotto e un po' resisteva un po' ai colpi, quindi è un po' forse mi dava fastidio. Pure con Petrucci siete lì, per cui avete già detto da dilettante, no? Sì, no, infatti con Petrucci prima se nasceva insieme, era un bravo ragazzo, io ero un po' più maturo, lui era più giovane,
però ora ultimamente è cresciuto parecchio, è uno dei pugili anche che mi piace più a livello professionista italiano. Certo che il tuo confronto, il confronto con Petrucci riproporrebbe quelle che sono state le sfide del passato, vedi ad esempio Mazzinghi con Benvenuti. Ecco, oggi potremmo ritrovare ancora l'interesse e da come ho capito anche tu avresti più piacere, anche se Petrucci sicuramente vale molto di più dell'avversario invece che... Sì, infatti io avrei più piacere, poi come hai detto te, anche te è parecchio, secondo me è un pugile un po' più valido rispetto a Giachevitz, anche se Giachevitz insomma anche lui se la cava bene ultimamente, sta crescendo, abbiamo fatto i bei comunque conti. È chiaro che noi tifiamo per una sfida tutta tricolore, vediamo. Okay. Allora bravo, dici alla televisione di cacciare fuori i soldi e noi lo vogliamo fare e così lanciamo questo pugilato. Beh, intanto l'Ebo dovremmo avere noi italiani la potenza politica, diciamo così, di fare scavallare Petrucci da un posto, no? Poi sarebbe bello, infatti poi se si fa un po' più di pubblicità, un po' più... E sarebbe tutto vantaggio del pugilato, insomma. Va bene, Leonardo, senti, complimenti comunque e buona preparazione per comunque un europeo, va bene? Sì, infatti. Okay. Buon lavoro. Grazie. Va bene, grazie a tutti. Ciao, presto, ciao. E veniamo allora al titolo internazionale IBF dei mediomassimi. È già salito sul ring Sofyan Sebihi, pantaloncini bianchi, bandiera algerina sulle spalle, tanto per non tradire le proprie origini. Lui è nato comunque in Svizzera, i genitori sono algerini. È nato a Carouge, appunto in Svizzera, il 27 febbraio del 79, 17 vittorie, di cui 11 prima del limite e 2 sconfitte. Al peso, Sebi ha fatto segnare 77 kg e 800, il limite di categoria è 79 e 378, un chilo e mezzo sotto, è tanto. Sì, è sotto un chilo e mezzo che è già... Ecco. È un regalo che fa il suo avversario. Siamo all'ino svizzero intanto. Per Sofyan Sebi, che come ho detto non tradisce le proprie origini avendo la bandiera algerina alle sue spalle. Ed ora siamo ai nostri fratelli, l'inno di Mameli, che in questo 150esimo anno dalla nascita della nostra nazione ha un significato e lo avrà per tutto l'anno particolare. L'inno di Mameli. Per Vigan Mustafa, colonia Loreni Olab, nato a Pristina in Albania il 4 giugno del 79, per cui per lui 32 anni come detto saranno i primi di giugno, risiede da Firenze, e il suo record 15 vittorie di cui 6 prima del limite e 2 sconfitte. Al peso ha fatto segnare 78 kg e 300, un chilo sotto il limite di 79, 378, per cui due pugili che stranamente, possiamo dirlo, sono abbondantemente sotto i limiti, uno un chilo, l'altro un chilo e mezzo. Ti può sembrare strano, ma dobbiamo anche considerare che nella categoria di medio massimi c'è una grande differenza tra il medio massimo e il peso medio. Per cui se dovesse fare il peso medio dovrebbe perdere
5-6 chili, esatto. Il che è troppo. 72 e mezzo, ecco, e piuttosto perdere qualche chilo per non combattere quello di pesi massimi, certo, è più conveniente. Insomma, media appesantiti, diciamo. Sì, sì. L'arbitro è Francesco Rega, i giudici Mufadel Elgazoui, olandese, ma di chiare origini nordafricane, Giovanni Lamusta e Luigi Zaccardi, supervisore IBF Roberto Rea, il medico dell'incontro, il dottor Elio Truppa. CBI, pantaloncini bianchi, ha avuto un suo momento migliore 5 anni fa, quando seppe battere prima del limite l'allora campione francese Mandengu. Poi una sconfitta inopinata un anno e mezzo fa contro un signor nessuno, un Carneade, ne ha un pochino bloccato l'ascesa ed ora vediamo, anche per lui è un po' una prova importante per assaggiare le proprie possibilità future, come prova importante per Gigan Mustafa, pantaloncini neri con condizioni bianco-verdi. Tecnicamente dovrebbe essere più agguerrito Sebi, ha anche più potenza, come detto. Mustafa è bravo, ma gli manca quel pizzico di. Ma si capisce anche la sua impostazione, che la sua impostazione è piuttosto lenta, sorgnone un po'. Buono il destro di Vigan. Vigan è arrivato bene, ma non in maniera precisa. 1-2 del pugile di Firenze, di origini albanesi, il destro da lontano di Sebi. È singolare che i due coetanei rappresentino e siano figli di nazioni diverse dalle quali, di quelle di cui hanno la nazionalità. Sì, è vero, uno vero. Italiano albanese, sinistro di Vigan, e avevo appena detto che non aveva potenza. Sì, ma è stato così preciso, guarda, proprio un gancio sinistro, ha sfiorato la punta del mento. Sì. Non l'ha colpito, l'ha proprio sfiorato. Vediamo ora Sebi quanto saprà reagire e se avrà assorbito. Mi pare di sì, mi sembra di sì, perché le gambe le ha completamente salde. Sì. Sì, il colpo non è stato potente, non ha avuto un grande impatto con il volto, con la mascella, ma dico, ha sfiorato soltanto la punta del mento e questo è bastato perché andasse a certo. Terra. Bel sinistro però, sì. Anche il destro d'incontro di Vigan. Vigan. Il sinistro ancora, cerca di reagire Sebi. Un Vigan Mustafa che non ti aspetti. Termina la prima ripresa nettamente in favore del pugile di Firenze con l'atterramento di Sebi. Sentiamo sentiamo l'angolo di Sebi. Sì, vediamo se riusciamo a sentirne. Tu già dite boxeo lì, tu cerchi stroke e stai a lavorare. Tu da travaglier, tu confronti da travaglier. Sta base, ehi, te lo sid là, ok? Deve lavorare in linea. Sì. Travaglio in linea, lui cerca spalco tutto zitto, da compri? Lavora in linea, stai, c'è l'allungo migliore. Pensa a fare box, pensa a fare la tua tecnica senza fare botte, praticamente. Sì. Vediamo nelle immagini. Eccolo qua, sarà. Eccolo qua. Le immagini dell'esterna 1 di Firenze, ripeto, proprio, del regista Baldata, sono. Ci ha fatto rivedere l'episodio migliore e principale. E siamo alla seconda ripresa. Eccellente inizio di Vigan Mustafa. Ancora in sinistro, vediamo se Sofyan Sebi saprà e potrà risalire e reagire a questo frangente non particolarmente positivo, anzi è stato bravo Vigan a schivare questo tentativo di rientro di Sebi, però rimane troppo vicino, tenta il montante, ottimo il destro dall'angolo,
Bisognerà vedere. Manca l'appoggio Sebiden. Che Vigan e Mustafa, che in realtà ho visto che ha portato qualche colpo e non mi è sembrato che Sebi lo abbia digerito proprio completamente.